E il carosello è una cosa negativa per il nostro tempo, perché è un'imposizione pubblicitaria e di comunicazione appunto passiva che non ce ne frega più niente. Quindi hai bisogno di crescere, di cambiare, di evolvere, di reinventarti. Ho provato e continuo a farlo tutti i giorni, perché comunque è una cosa che il mio pubblico apprezza e con curiosità riesce ad acchiappare. Da questo punto di vista, la tua attività come si organizza, diciamo, nel tempo? Perché se i primi video probabilmente avevano un'impostazione appunto molto amatoriale e probabilmente erano pubblicati di getto, oggi come oggi scrivi qualcosa, ti imposti una, diciamo, una scaletta, non arrivo a dire una sceneggiatura, però insomma può darsi pure. Sì, sì, in teoria sì, ma soprattutto per una questione produttiva, nel senso i soldi ce ne sono sempre pochi, anche quando sono progetti sponsorizzati, perché ne faccio tanti. Però è una roba che devi organizzare in due giorni, ti chiama la major piuttosto che il brand e ti dice: ah no, devi fare sto video in due giorni, poi perché devi pubblicarlo di qua, di là, e quindi in due giorni ti senti in dovere e nell'obbligo di organizzare un intero set. E questa roba, che il web è veloce, è un po' un autogol per noi, nel senso che comunque si convincono le persone che ci danno il lavoro che in due giorni tu riesca a fare tutto. Riesci a farlo se lavori 24 ore, se non paghi le persone. Quindi diciamo che l'acquisizione di uno script, di una sceneggiatura, di un'organizzazione è data solo per un fatto produttivo, cioè devi fare in modo che quello che stai facendo sia più facile da realizzare, solo quello. E quando è successo che, diciamo, i brand che tu hai citato hanno cominciato a vedere in te un potenziale, un possibile canale con il quale interfacciarsi con quelli che erano poi i loro potenziali clienti? Ma all'inizio, stupidamente, dico io, in modo positivo quasi, anzi distrattamente direi, l'hanno visto grazie ai numeri, nel senso che fai un numero alto e le persone quindi dicono: ah ok, allora andiamo da lui perché lui sa comunicare a tutte queste persone, sa fare questa cosa, e quindi ok. Poi fortunatamente quello che io sto facendo in questo tempo, e coincide con la tendenza, è che nella maggior parte delle volte un brand intelligente e che ha bisogno di un certo tipo di comunicazione ti contatta non perché tu abbia il numero da boom, ma perché tu sia in grado di raggiungere un certo tipo di persona e convincerla a, per esempio, muovere il culo da casa, e quindi o andare al cinema piuttosto che convincerla a comprare qualcosa, a interessarsi a un sito piuttosto che a fare già due passaggi di click da YouTube a un terzo sito. Quindi diciamo che le aziende hanno riconosciuto e continuano a riconoscere un'importanza non nel numero ma nell'intelligenza di comunicazione. Questa è una cosa bella. Assolutamente. E da questo punto di vista forse farei partire un primo contributo che permette di vedere quello di cui stiamo parlando. Nello specifico, appunto, il bello di casa che si ritrova, diciamo, a dover fare acquisti per ospitare i propri genitori a cena. È un sunto, vero? Perché...